Ciao a tutti, dormiglioni, gameroni e non. Come state? Spero tutto bene. Io sono Luca, benvenuti o bentornati in un nuovo gameplay dedicato a Fortnite. Mentre cerca la partita, io vi ricordo subito che se non siete ancora iscritti, iscrivetevi subitissimo al canale, ma anche al primo canale Luca ASMR, dove porto dei video ASMR più classici. E se vi va, seguitemi anche sui social, mi raccomando, mi raccomando. Vi ricordo anche che, sì, faccio gameplay, ma gioco così per rilassare me, per provare a rilassare voi, anche se più che rilassarvi probabilmente vi intratterrò con il mio pessimo stile di gioco. Quindi sì, se cercate qualcuno che giochi iper mega bene, it's not me, it's not me. Allora, cosa faremo oggi? Schifo, probabilmente, ma ci proviamo. Ci tengo a precisare una cosa. Mi è stato fatto notare nell'ultimo video che effettivamente la schermata sulla sinistra era un po' tagliata. Io non me ne ero reso conto perché quando faccio i test sulla schermata di OBS, dove non ci sono i social. Peccato che poi quando inizio a giocare metto la schermata con i social e quella dei social non era effettivamente sistemata. Quindi grazie mille per avermelo fatto notare. Ora dovreste vederlo correttamente. Oltre al fatto che, vabbè, dai, a sinistra non c'era granché da vedere. Okay. C'erano dei dettagli? Sì, però alla fine tanto quando mi ammazzano sono sempre piuttosto in centro. Quindi, insomma, poco danno, ma insomma, avendolo notato, avendolo saputo, ho sistemato. Quindi grazie. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. L'ultimo video, quello di venerdì, cioè non c'è bisogno di dirlo, è stato un video veramente squallido, ho giocato malissimo. Raga, non lo so, ci sono dei giorni che probabilmente, boh, non è roba, non è cosa, non lo so. Oggi ho fatto una partita nel pomeriggio. Premessa, sto registrando questo video a mezzanotte tra sabato e domenica, quindi qualche ora prima rispetto a quando voi vedrete questo video. E quindi sabato pomeriggio ho giocato un pochino e la prima partita che ho fatto, boom, l'ho vinta. Quindi vedete che proprio è un po' una roba, wow, senza senso. E insomma va un po' così, un po' a random, raga. Io onestamente non so più cosa aspettarmi, perciò proviamo semplicemente ad arrivare. Diciamo che è cominciata bene. Ecco di qui. Boom. Bene, molto soddisfatto. Mi prenderei ancora il mio bello scudo. Ok. Ottimo. Andiamo un po' a vedere cosa hanno lasciato i due moribondi. Vediamo se c'è qualcosa di buono oppure no. Beh, dai, allora iniziamo magari anche a spostare. Così. Poi decidiamo cosa tenere e cosa no. Allora, beh, niente di eccelso, però ecco. Mi avete anche informato di una cosa molto interessante che io proprio non sapevo, cioè che all'interno dei divani si nasconde tanto oro. Ecco, questa cosa io proprio la ignoravo beatamente. Quindi ottimo a sapersi quando avete di queste dritte. Magari possono anche essere delle cose banali. Infatti, chi mi ha dato questo consiglio diceva: Luca, sicuramente lo sai già, ma nel caso non lo sapevo. Non lo sapevo. Quindi, anche se vi possono sembrare dei consigli banali, cose ovvie, partite dal presupposto, ecco, come vi dicevo prima, che anche se faccio video gameplay, gioco proprio così, alla buona, per non dire alla cazzo. E quindi probabilmente anche le cose più ovvie non le so. Non le so, quindi sentitevi assolutamente liberi di dirmele. Non la vivo come un'offesa, anzi. Vabbè, raga, ci ho provato, ma era un po' impensabile. Ora mi accopperà, vedrete. Raga, ce la farò. La speranza è sì. What the fuck is this? Raga, non ho ben capito cosa sia successo, ma ok. Ha lanciato tipo una bomba.
ha sparato in giro per il globo? Non ne ho idea, mai successo. Allora, raga, ho assoluto bisogno di cure, tipo right now. Comunque dai, un po' io ho fatto il... Quindi, insomma, me la sono cavatina. Curati, Luchino, dai. Ok, cioè nonostante tutto, nonostante avessi... Devo prendere questa in realtà, vabbè. Questo fucile pesante automatico... Sì, lo mettiamo qui. Tizio continua a sparare. Ma cosa... Che cos'è questa roba che lancia, raga? Ecco, tipo, questa roba che lancia... Non ho idea di cosa sia. Fatemi sapere cosa ha lanciato. Cosa sta lanciando? Fulmini mobili? Non lo so. Non lo so. Raga, io comunque sto ancora cercando di completare la sfida, quella degli armadietti che non funzionano. Non gli armadietti, i distributori. E non riesco a trovare un distributore non funzionante. Quindi mi è venuto questo dubbio. Possibile che ci fossero solo all'interno di una determinata settimana e ora non ce ne siano più? È possibile questa cosa? Secondo me è possibile. Insomma, mi spiegherebbe il fatto che non sto trovando veramente un distributore non funzionante e sto girando parecchio. È tipo oggi la partita che ho vinto, l'ho iniziata praticamente con le braccine di Spider-Man e oh, guardate quanto ero fichissimo. Bene. Dicevo, l'ho iniziata con le braccine di Spider-Man e sono andato praticamente alla, facciamo così allora, alla ricerca dei distributori automatici, no? E insomma sono andato in parecchie città, ma c'è uno stante, dove sta? Spara di nuovo, ecco, infatti, via Luchino, via. Senti raga, questa zona non mi garba molto, quindi fare tipo come Baglioni che si leva dai cosiddetti. E non so cosa stessi dicendo, non mi ricordo più. Ah sì, dei distributori. E quindi non lo so, inizio a pensare seriamente che possano essere spariti quelli non funzionanti, quindi me la prendo un po' come Emily, perché non riuscirò a completare le sfide, non tutte insomma, almeno di quella settimana lì, perché magari non ci sono più distributori, non lo so raga, fatemi sapere, perché ci sta che non siano sempre nel posto fisso, no? Questo ruletto che cambiano di volta in volta, o almeno se c'erano cambiavano, e però cacchio, poi magari adesso lo trovo. Primo distributore, magari non quello che c'era prima, ma al prossimo magari trovo subito il distributore che non funziona. Però a questo punto davvero inizio a pensare che insomma non ci siano più. Perciò boh. Allora, volevo trovare tipo anche un attimo un cespuglio in cui nascondermi per vedere quali altre missioni mi restano da fare. Ok, abbassati, bene. Incarichi. Allora, questo qui vedete. Oh, acquista un oggetto casuale da un distributore, credo che non posso più farlo semplicemente. Poi danza per Liana davanti a un distributore automatico per 5 secondi. Questo anche non so cosa sia, penso sia una danza particolare perché l'ho già provato. Parte un distributore automatico. Io l'ho fatto davanti ai distributori e basta, raga. Fatemi... Forse, cioè, devo semplicemente... Dov'è il mio segnino? Dov'è il mio segnino? Laggiù. Forse devo danzare davanti a un distributore. Qualsiasi danza, aspettate. Ok, ho starnutito, scusate. Chiaramente, se deve partire uno starnuto, state certi che parte quando registro. Vi dicevo poco fa che avevo già provato a danzare davanti ai distributori, ma stupidamente, molto stupidamente, l'ho fatto davanti ai distributori di benzina, non davanti ai distributori automatici, porca la miseria. Ecco perché forse non andava. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Grandissimo Luca. Raga, a volte mi sento veramente idiota. Tant'è che penso.
fosse una danza particolare da fare per riuscire ad avere la misura. Che curaga! Grande me. Ok, allora poi vediamo. Questa non posso farla. Distruggi nascondigli, me ne resta uno. Usa bende. Danneggia giocatore con una granata appiccicosa. Vabbè, raga, non è che mi rimangono poi molte sfide da fare. Bene. Questo è un nascondiglio? Io non credo. Però distruggiamolo nel caso. Dovrebbero essere tipo, che ne so, quelli della... così della spazzatura, no? I nascondigli? Penso di sì. Direi che ne ho nascosti. Ne ho già fatti fuori 4. Quindi dovrei essere in grado di sapere cosa ho fatto fuori, cosa ho distrutto. Vabbè. Allora, comunque, top 17, 2 uccisioni. Potrebbe andare peggio? Sì, decisamente sì. Insomma, la volta scorsa sarei già stato fatto fuori. Non credo di aver azzeccato i verbi. La volta scorsa mi avrebbero già fatto fuori. Ecco, forse così è giusto. Milioni di volte. Quindi, dai, non mi lamento troppo finora. Io volevo cercare di stare in una zona diversa da quella del daily, ma vabbè. Però sono abbastanza convinto, ecco, che laggiù ci sia un nascondiglio, così mi completo anche questa missione. Ok, distruggi i cassonetti. Eccola lì, completata, molto bene. Allora raga, io nel dubbio vado verso, come si chiama, Sleepy Sound. Preferisco il Daily Bugle, che ancora non sono certo che si pronunci Bugle. Probabilmente no. È troppo pieno di gente che si saccagna. Oh mio Dio! Vieni qua. Boom! Ti sarebbe piaciuto farmi fuori, eh? E invece no. Ottimo. Ok, curiamoci anche. Raga, questo Medi Spray è una roba che a me mi casa tantissimo. Troppo. Troppo berrimo. Ok, allora vediamo se tipo riusciamo a individuare qualcuno qua dall'alto. Così. La cosa comunque che io trovo super divertente è che quando non gioco registrato, peraltro sta registrando l'audio, sì, bene, faccio un sacco, ma faccio parecchie uccisioni, cioè tipo che sto sempre sulle 6-7, raga, credo che potrebbe arrivare qualcuno. Dove stai? No, ok. E invece quando gioco qui con voi, quando ne faccio già tipo 3, è tanta roba, probabilmente mi agito, ho l'ansia da prestazione. Eccolo lì, raga. Fame. Avrei dovuto prenderlo quando potevo. Vabbè. Allora, io mi posiziono tipo momentaneamente qui. Tanto sono al limite. Dovrà tornare indietro prima o poi, no? Oppure vediamo se tipo... Dove diamine sei? Dove stai? Eccolo laggiù. Per te, ma qui hai trovato qualcuno che te rompe le balle. Tanto mo devo uscire perché insomma arriva la tempesta, quindi se non lo faccio fuori io lo fa fuori la tempesta. No, è andato via. Vai nella tempesta. Mannaggia. Eccolo. Dove stai? Boom. Ok, curiamoci. Mi curo con questo, raga. Prima. Sperando che nessuno mi veda, perché sono molto esposto. Troppo esposto.
adesso di adesso mi raga, dai, passiamo da giornata no a giornata sì, non diciamolo troppo forte, però dai, finora non è andata malvagio. Malvagio, vabbè, avete capito. Allora, poi fucile d'assalto, vediamo cosa, che cosa, mitraglietta, no, questa è quella che ho già. Raga, vabbè, prendiamo questo, non è che mi faccia impazzire, preferisco l'MK7 in tutta onestà, però, dai, e oro, cioè dai, ho tre cose oro, se perdo, merito di perdere, perché insomma l'incapacità a quel punto proprio, con calma Luca, con calma, devo trovare una zona... Potrebbe essere quella casupola diroccata laggiù, ok? Che non avrà sicuramente un sacco di gente dentro. Eccolo lì, eccolo lì. Porca trota. Ok, se stanno a far fuori da soli, bene. Insomma della zona tempestosa, ok? Vediamo cosa capita. Ecco, ora in questo momento mi servirebbe uno di quegli affari per dar fuoco alle case. Servirebbe. Esserci qualcuno proprio alle mie spalle, quindi attenzione Luca, perché là ci sono dei cespugli che non ci carpano. Allora, laggiù c'è un uccellino con un'arma viola, ma noi lo eviteremo. Potrei andare a rifugiarmi nei cespugli. Ci siamo arrivati sani e salvi. Ok, qui dovremmo essere. Oh jeez. Ok, si stanno facendo fuori qua sopra. Quindi ora tra un po' qualcuno scenderà per forza di cose. Rimaniamo in tre, guys. Panico. Allora, aspettiamo qui. Bravi, bravi, in silenzio. Peraltro non so, ce l'avrete notato senz'altro, ho sbloccato la tutina di Spider-Man, molto proud of me, e quindi l'ho subito messa. Ok raga, sento che non riuscirò a vincere perché mi farò prendere dal... non era carico, mi farò prendere dall'ansia, lo so, però sono comunque in top 3. Rispetto alla volta scorsa, e ho giocato dai, ora probabilmente morirò, però ho giocato benino fino ad ora. Certo, potevo fare meglio, ma potevo anche fare molto peggio, quindi non mi lamento. Ora vedrete che andrà a mettere la zona sicura fuori da dove sono io. 2, 1. Ecco appunto, mannaggia. Però al tempo stesso deve essere fuori dalla porta del tizio che è lì sopra. Quindi potremmo coglierlo, insomma, alle spalle. Anche se, cioè, insomma, dove cacchio stai? Dove sei?
dare un colpo, giusto per farti venire un po' di... Però, ecco, non... Oh mio Dio, è già zona unsafe. Via, 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 via. Questo che cos'è? Non mi serve. Raga. Porca miseria. Dove diavolo mi metto? Ma soprattutto dove diavolo sono gli altri... Gli altri due? Dove diamine sono? Saranno sul tetto? Giurato che sono sul tetto. Però se sono sul tetto devono scendere. Porca miseria, mi sono spaventato! Dove cacchio era? Ma porca di quella miseria. Raga, che morte stupida. Che morte stupida. Che morte stupida. Vabbè, erano laggiù. E io lì come un pirla che guardavo in alto. Vabbè. Comunque top 3, guys. Mi sono spaventato un botto. Mi sono spaventato un botto. Vi siete spaventati anche voi? Io non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. A parte che a quel punto potevo anche mettermi un pochino più dentro. Ci sarei forse riuscito a restare. Forse sì. Forse sì. Vabbè, raga. Dai, eh. E questa era la partita di riscaldamento. Quindi ora potrebbe andare bene. Potrebbe darci soddisfazioni. Penso di sì. Penso di sì. Allora aspettate, perché ho delle notifiche ma non riesco a sbloccare, perché giustamente ho il telefono ok altrove e non mi vede. Mi dice Face ID non riconosciuto. Vabbè. Allora, in tutto ciò, come sta andando la vostra domenica? Spero bene. Già nel video di venerdì ve lo dicevo, ma ve lo ribadisco così per chi se lo fosse perso. Penso che la mia calendarizzazione dei video dopo appena 2 settimane si sia fatta benedire. Ok, ho completato anche l'altro incarico, bene. Cosa mi rimane, scusate, da fare di stagione? Quelli malfunzionanti, le bende e danneggia giocatori. Ok, mi diceva appunto la calendarizzazione è andata un po' a farsi benedire. Perché, come avrete notato, venerdì non è uscito Fall Guys, ma è uscito Fortnite. Perché obiettivamente in queste 2 settimane ho giocato a Fall Guys e ad Overwatch. Perché mi ero ripromesso di far uscire Fall Guys e Overwatch, non perché avessi particolarmente voglia di giocarci. E ho fatto uscire questi 2 giochi perché nel corso del tempo nei commenti ho ricevuto diverse richieste, no? di portare gli altri giochi. Ma è sempre quello di cui vi parlavo già venerdì, credo di avervene parlato, non lo so, perché ho registrato il video 2 volte, penso questo di avervelo detto anche, e quindi non mi ricordo cosa ho detto in quale registrazione, se in quella buona o se in quella fallita. Comunque registrare mi porta comunque via del tempo, e se poi c'è poca visualizzazione, comunque raga, se lo faccio per dovere, almeno che ci sia un riscontro, no? E quindi se il riscontro non ci sta, preferisco registrare quello che mi piace. Quindi per cui, niente, raga, va così. Che dire? Oh, che pirla. Raga, sono un idiota. Vabbè, non so cosa volessi fare neanche io, ma va bene così. Allora, andiamo a cercare un po'. Gente da far fuori, volevo più che altro capire dove fosse l'altro bauletto. In tanti spesso mi chiedete: Luca, ma come fai ad avere la visualizzazione a schermo di dove sono i bauli affini? Allora, è un'impostazione dedicata all'accessibilità e la trovate nelle impostazioni, mi sembra dedicata al suono, qualcosa del genere. Quindi se buttate un occhio comunque nelle impostazioni, da qualche parte lo trovate. Io lo trovo molto comodo perché, innanzitutto, non essendo granché bravo a giocare, avere un'idea di da dove arriva la gente mi è di aiuto, insomma, per partire un pochino più avvantaggiato. Mi rendo conto che per chi gioca seriamente sia un'eresia quella che sto dicendo, però è così. E soprattutto anche perché giocando in modalità ASMR vedo dei piedi, oh my god, c'è un infame. Senti Ciccio, ma io non ti ho fatto niente, spara a tua sorella se proprio non sai cosa fare, no? Non vieni.
riuscire a cercare rogne con il sottoscritto che non vuole rogne con te, tra le altre cose. Per me puoi vivere, sopravvivere, fai un po' quel cazzo che ti pare, ma non venire a sparare a me. Cioè, non ho capito che ti ho fatto. Mi stai ancora in seguì? Spero di no. E vi dicevo, giocando, raga, c'è un glitch. C'è un fungo che vive di vita propria nell'aria, ok? Stavo giocando in modalità ASMR, quindi con il volume del gioco anche abbastanza basso, anche se voi magari la sentite alta in cuffia, non lo so. Comunque io sto giocando col volume discretamente basso. Raga, certo che prendo queste fantastiche luccioline, prima mi avrebbero salvato un po' le chiappe. E non riesco a sentire più di tanto, insomma, passi, spari, affini. Quindi se ho la possibilità di vederli a schermo, sono senz'altro facilitato e la cosa non mi fa schifo. Assolutamente no. Allora mettiamo così. Ok, poi se troviamo magari un fucile. Raga, ma avete visto questa roba? Esplodono i pavimenti qui. Allora, pom. Oggi non ho ancora visto né lupi né cinghiali. Li avranno fatti tutti alla brace? Forse, chi lo sa. Allora, vediamo dove riusciamo a trovare qualcuno. Raga, non ho ancora fatto fuori nessuno. Che disfatta. Ma siamo a tilted, quindi sicuramente troveremo qualcuno da far fuori. Allora, io farò una roba magari un po' malsana, me ne rendo conto. Però io voglio questo. E quindi farò così. E ora guardate che fo. Me ne torno alla base, perché sono in una posizione abbastanza altina lì sopra, e quindi magari qualcuno riesca anche a farlo fuori. Per dire. Adesso magari tutto sto casino e ne trovo uno qui. No, che palle, è andato giù. Ok. Allora, vediamo un po' se vediamo qualcuno. Sono un pazzo perché muoio anch'io così, ma porca miseria, raga, muoio. Vieni dentro. Porca miseria. E mi sono di nuovo spaventato un sacco. Che odio, vabbè. D'altronde, vabbè, c'è un suo perché. Prima sono arrivato terzo e ora trentesimo. La regola del tre, raga. La famosa regola del tre. Non la conoscete? Se non la conoscete, colpa vostra. Colpa vostra, raga. Colpa vostra. Dai, proviamo a vincere quest'ultima partita. Sì, anche perché sennò diventa già 29 minuti di video. Weyla, signori, signori. È con cinghiale. Ce la dobbiamo fare. Dai. Voglio vincerla con voi, voglio vincerla con voi. Sono abbastanza certo che non ce la farò e probabilmente morirò tipo per primo giocatore a morire. Check. Però comunque diciamo che la prima partita è andata bene, quindi anche se le altre due dovessero andare entrambe male, tipo quella che è appena finita non è andata proprio bene, ecco, mi riterrei comunque soddisfatto di com'è andata. Boom, boom. Spostarsi. Ok. Allora, raga, mi tuffo subito. In genere tuffarmi subito mi portava bene. Via. Ok.
qualche cosa buona. Bene, raga, posso fare dei danni con questa cosa qui. Quindi già potremmo arrivare quantomeno a concludere un'altra missione. Way là, quante. Poi andiamo a prendere il nostro scudo. Raga, aspettiamo di andare sotto, vediamo se troviamo qualcosa qui. Ecco, vedete che ho fatto bene. Quindi prendiamo subito queste. Dai, diciamo che la situazione si prospetta abbastanza positiva. Dai, potrebbe andare peggio, assolutamente sì. Ok, poi idealmente mi piacerebbe andare a far fuori uno degli omini per riuscire ad aprire il box, quello sotto. Vediamo se riusciamo a farlo o se mi farà fuori il tizio. Tizio, ma ci sei o non ci sei? Dove stai? Sarai sopra? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Boh. Tutti espatriati. Dove state? Mi avete lasciato solo. E vabbè, siete cattivi però. Dai. Vabbè. E noi apriremo questa box. Ok. Ci sta. Poi. Vediamo. Allora, la gente che spara. Potremmo provare ad andare a fare danni. Raga, ma quanti danni devo fare? Con la cosa appiccicosa. 100 danni. Uia, la vedo dura. Forse potrebbe essere pratico fare danno con questa roba appiccicosa verso carissimo tizio. Vedete, girarmi al largo. Bravo, ok. Perché una volta vi rincorrevano, cioè non so se ve ne siete accorti, ora non rincorrono più. Allora, dicevo, forse potrebbe essere pratico da usare verso la fine. A parte che laggiù vedo i tizi che si sparano, quindi raga, lo voglio. Però ho altri piani per oggi. Ho altri piani. Allora, tipo, il mio piano è quello di andare a... Scusa. Non ti offendere, ma... Ragazzi. Ok. L'aria sembra libera. Sembra. Attenzione. 28 era, 28 rimango. Non è che ho visto qualcosina qui di blu. Io ti vorrei, ma non posso prenderti, capisci? E qui, scusatemi, c'era tipo un distributore, l'ho sognato. Eccolo. Però anche lui, vedete che... Niente, guys, non si pausa. Allora direi che potrebbe essere il caso di andare verso la zona sicura. Quindi, andiamo alla ricerca di qualcosa di valido. Tipo lui, bene. Ok, prendiamo un po' di munizioni perché sono giurato che rimango a secco. Materiali. Raga, ma me faranno fuori sicuro. Me lo sento. Poi prendiamo anche te, ok. Ok. Bene. Dai, carichi. Allora, ho già quasi fatto meglio che la partita precedente. Raga, è meglio che muovo il cu prima di rimanere inghiottito nella zona unsafe, giusto per dire, eh? Ok, allora mi sposto un po' il microfono, scusate, ma ok, così mi dovreste sentire forse un filo meglio, forse non cambia niente, ma della mia fanta percezione va meglio così, quindi accettatelo. Allora, piacerebbe poter mettere nella copertina del video la corona da vincitore.
nessuno dica cose evitabili. So che lo avete pensato, l'ho pensato anche io, ma certi pensieri meglio non dirli ad alta voce. Allora, vediamo qui cosa troviamo. Ok, bene. Ok. Giusto per, scusate. Ecco, così ho anche seguito i vostri consigli di raccattare quelli che trovo così dentro e dovrebbero aumentare le munizioni. Da 139 sono passato a 147. Vedete che vi ascolto. Magari non sempre, non al primo giro, ma poi vi ascolto. Quindi, bene. Allora. E beh. Raga, dai. Torniamo al discorso di prima. Se perdo, a questo punto è perché merito di perdere. Tu sei dei nostri? Sì. Allora fatemi solo capire un attimo se posso permettere. Allora, innanzitutto, sì, c'è un forziere. Posso provare a far fuori il tipo? No, raga, preferisco questo. Mi sembra più alla mia portata. Allora, andiamo a provare a far fuori il tipo. Mi spiace perché mi sta simpatico. Dove sei finito? Hai annusato il pericolo, vero? Già. Sei furbo. Sei furbo, è scappato. Ha detto, ah, qui mi vogliono far fuori. Dai, ma dove sei andato, cacchio? Mi servi? Mi servi per farti fuori, aprire la cassetta sotto? Dai, sbuca fuori, Stella. Ti sento anche parlare. Ecco, allora, vedi, sei qui. No, me l'ha fatto fuori totalmente. Oh, cado. Dove, diamine? Chi è? L'ho fatto fuori? Sì, che fortunello. Ok, guys. Bene. Prendiamo questo. Tacchete. Ok? E poi una di queste. Ok, allora guys, we are ready. Carichiamo e partiamo. Ok, andiamo verso la zona sicura. Ok, sono già 19esimo, ho fatto meglio di prima. Che va bene. Cacchio raga, non ci ho pensato, potevo lanciargli la bomba, quella appiccicosa. Cacchio, non ci ho proprio pensato. A parte che non avrei avuto il tempo per farlo. Cioè, o se fossi riuscito a farlo, mi sarebbe esplosa addosso, quindi poco utile, diciamo. Ok, allora la zona sembra sicura. Sembra. Sì, ok. Controlliamo qui com'è la situazione. Ecco, ora mi servirebbe la pistoletta per capire se ci sono persone nei paraggi. Non è che ce n'è una per qui, beh. E figurarsi. Però vabbè, d'accordo. Allora, raga, questa zona qui in genere è sempre tipo iper mega densamente popolata. Ok, qualcuno sta arrivando. Dove sta andando? Così. Tentativo. No. Aia. No, ok, per un attimo temuto che le lanciassero contro di me. Il tizio non so dove sia andato, quindi
giro al largo perché vorrei sopravvivere, diciamo. Diciamo. Ok, proviamo a entrare qui dentro. Whoop. Ok, sono pulita. Non lo vedo. Quindi, boh, ok. Mi sa che oggi non completerò quella missione lì, eh. Forse preferisco rimanere vivo. Potrei però, tipo, mettermi... Oh mio Dio, potrebbe essere qui. No, ok, ok. Potrei mettermi qui ad aspettare che il tizio passi, per esempio, e lanciargliela dall'alto, la mia bombettina. Che ne dite? È un'idea malsana. Sta salendo. Stupido. Vabbè. Scendere. Dovrei... Porca la miseria! Sto infame. Via giù che l'aspetto io. Dovresti andartene perché se sta arriva alla zona. Ok. My God, guys. Sto tipo prossimo alla morte. Mi sono spaventato, visto il tizio, mi sono spaventato. Raga, come... niente, raga. Corriamo. Ci mettiamo qui e corriamo assieme alla tempesta. Abbiamo molte altre. Ok. Bene, bene. Non come avrei voluto, ma bene. Ok. Spero a questo punto di riuscire a curarmi. Un filo. Ok, metti. Godo. Ok. Godo come un riccio. Ok. Allora mangiamone una fetta. Mangiamone due fette. Ok. Raga, speravo qualcosina di meglio, eh. Assolutamente sì. Ok, siamo in top 3. Tu cosa sei? Fucile a pompa? Vabbè, prendiamo tutto il prendibile. Tanto non è che mi rimane molto altro da prendere, voglio dire. Ok, guys. Dobbiamo farcela, eh. Raga, peraltro era l'ultima cosa, l'ultima, come si chiama? Avete capito la cosa appiccicosa che avevo? Quindi mi è andata... Ti ho visto. Porca la miseria, mi avrà visto anche lui. E non solo lui, senz'altro. Vabbè, monitoriamo la zona, guys, e muoviamoci. Potremmo far saltare in aria e così. Ma si sta già mai a chiudere? Oh porcaccia. Oh porcaccia, come cacchio scendo da qua? Ah, dolore.
io so perfettamente dove sta il tipo, cioè perfettamente anche tipo no, ma so dove, in linea di massima, quindi... Nasconditi tipo qui. Ok, Luca. Perfetto. Ok, l'ho visto. Raga. Cardiopalma. Top 2. Oh mio Dio, sta arrivando. Scivolata, scivolata, scivola. Ok. Zona safe. Ok, lui è nel... Raga, qui. Oh mio Dio, vedete che è lì, quell'infame me sta a sparare. Dove diamine stai? Dai, che magari lo fanno fuori gli altri. Goderei tantissimo se lo facessero fuori al posto mio. Così si fotte. Scusate il francese, però. Dai, andate a sparargli. Andate a sparargli. È un cattivo. Sparategli. Li ha fatti fuori. Porca la miseria, li ha fatti fuori. Raga, io corro e vado a farlo fuori. Ci provo. Bingo! Bingo! Godo tantissimo, tantissimo, raga. Non ci voglio credere. Ci ho sperato e ce l'ho fatta. Da giornata nuova, giornata sì. Ve l'avevo detto, ve lo avevo detto. Quanto godo. Godo veramente troppo, veramente troppo, veramente troppo. Bene, miei cari, che partita. Veramente, da com'era partita la settimana di gameplay, dicevo no, non ce la faremo senz'altro a vincere una partita questa settimana in registrazione. E invece ce l'abbiamo fatta, raga. Peraltro il mio personaggio sta ancora ballando con la sua pallina, va bene? Io vi ricordo, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, seguitemi sui social, li trovate qui. E bene, sono contento di essere riuscito a farvi vedere una vittoria. Cioè, capite che, ok, gioco male, ma ogni tanto riesco a vincere anch'io. Benissimo, molto soddisfatto. Seguitemi anche su Luca ASMR, se vi va, per video ASMR più normali. E noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Spero rilassante, spero intrattenente. Intrattenente non credo che sia una parola. Di intrattenimento. Bene. Buon proseguimento di relax. Ciao.